Uno striscione esposto fuori dal balcone di una casa esprime solidarietà, così come i tanti clacson che risuonano sulla trafficata Varesina, strada che i trattori hanno solcato pacificamente venerdì e su cui si affaccia il terreno occupato nel weekend. Una protesta discreta, civile, educata, ma non per questo meno tenace e determinata, come ci spiega Valentina. Possiamo dire che stiamo avendo un ottimo riscontro con la gente perché vedo che aiutano a portare avanti la nostra causa e questo è un messaggio positivo. Le prime cose che volete ottenere? Le prime cose che vogliamo ottenere penso che sia soprattutto il discorso del rapporto qualità-prezzo dei nostri prodotti, perché partono dalla stalla con un prezzo, arrivano alla grande distribuzione con un altro e a noi rimane poco e niente. Quindi con le spese del gasolio aumentato e le materie prime aumentate, e noi siamo ormai alla frutta.